Essendo appassionato di agricoltura, di tanto in tanto visito il sito della Coldiretti e questa volta la mia attenzione è stata catturata da un articolo davvero interessante presente sul sito nazionale della Coldiretti, intitolato Coldiretti più 30% acquisti, ma un frutto su quattro rischia il bidone della spazzatura. Abbiamo in diretta con noi telefonica il direttore generale della Coldiretti nazionale, il dottor Bruno Rivarossa. Benvenuto in frequenza. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, in questo periodo di caldo c'è la corsa agli acquisti di frutta e verdura, ma però ci sono dei problemi se non si fa molta attenzione. In questo articolo pubblicato sul vostro sito ci sono dei consigli davvero interessanti. Vogliamo coinvolgere anche gli ascoltatori con questi consigli, direttore? Beh, sì, grazie. Beh, decisamente questa è una stagione poi particolarmente calda, al di là dell'estate classica, questo è un caldo veramente torrido e quindi è chiaro che bisogna ricorrere molto ad acqua, quindi a bevande, ma soprattutto a frutta. Il picco di aumento del 30% della frutta è sicuramente significativo. È chiaro che noi diamo l'indicazione intanto di ricorrere chiaramente a comprare della frutta di stagione e possibilmente a chilometro zero, dopodiché a fare degli acquisti anche, come diciamo, correlati a quelle che sono le necessità familiari. Per non troppi giorni, perché poi, come dicevamo, il concetto del bidone è quello che poi si rischia di buttare via una percentuale alta di prodotto, ma soprattutto di cercare di conservarla, non comprando molto, possibilmente comprando dai negozi di prossimità o nei supermercati laddove abbiamo comunque il concetto del chilometro zero, conservarla al buio e possibilmente cercando di selezionarla già all'acquisto, perché questo è un altro dei problemi che ci sono. Quindi una serie di accorgimenti che possano evitare lo spreco, ma soprattutto concentrare molto il consumo su quello che è il prodotto italiano ed il chilometro zero e cercando di dare forza ai negozi di prossimità e a quei supermercati che si muovono verso la tipicità italiana e chiaramente la nostra frutta. Rivolgetevi a Campagna Amica e sarete certi di acquistare cose fresche che quindi durano di più. Senta, questi consigli per quanto riguarda il momento dell'acquisto, poi c'è il trasporto che è assolutamente importante. È chiaro che la frutta è sicuramente uno dei prodotti anche molto delicati, quindi il rischio poi, no, di avere delle ammaccature, delle formule particolari che possono danneggiare e accelerare l'evoluzione verso il marciume dell'impostazione o comunque delle formule che non ne conservino l'integrità nella polpa e nella buccia è delicato. Quindi è comunque un prodotto da gestire con moltissima attenzione per poterlo conservare al massimo, per fare così un'economia di famiglia e nello stesso tempo anche oggi evitare, credo, in una stagione anche economica di crisi generale come viviamo, lo spreco, credo sia anche un momento da cogliere per imparare ancora di più quello che è un concetto di economia domestica assolutamente importante. Piccolo consiglio che mi permetto: durante il trasporto, le cose che comprate, frutta e verdura, riponetele nella parte dell'automobile climatizzata, non nel bagagliaio perché lì fa davvero caldo. Sicuramente sì, bisogna cercare proprio di dare massima attenzione a un prodotto vivo, questo è Certo. importante, che ha bisogno di una cura e di un'attenzione molto più elevata di altre tipologie di prodotto. La nostra frutta è un bene straordinario, credo che i nostri imprenditori, soprattutto nelle aree nostre che la producono, sappiano anche che cosa significa in termini di rischi, la grandine, il gelo d'inverno, arrivare a delle produzioni di alta tipicità e di alta formula. Credo che però anche la loro soddisfazione sia nel sapere che viene consumata nel modo migliore e può essere di grande aiuto alle famiglie che si rivolgono poi ad un prodotto locale. Preziosi consigli che arrivano dalla Coldiretti. Io ringrazio per questa chiacchierata il direttore generale della Coldiretti, Bruno Rivarossa, a cui auguro una buona giornata, un buon lavoro e alla prossima. Grazie e buongiorno a tutti.